Ciao a tutti, sto andando in palestra. Oggi sto andando in palestra, ma non è questa la cosa eccezionale. Cioè, in realtà non c'è niente di eccezionale, cioè, chiedo scusa. Venite con me. Aspettate, grazie. Oggi venite con me in una giornata di lavoro tipica. E quindi vi porterò con me nel mio fantastico lavoro da scrittrice e sceneggiatrice. E sarà molto divertente. Ah! Adesso vado in palestra. Quindi niente, adesso tutta noia. Abbastanza impegnativa, appunto. Poi sono passata in farmacia che dovevo prendere una cosa, ovviamente non c'era, quindi l'ho dovuto ordinare. E arriverà oggi pomeriggio, quindi buono. E poi sono indecisa su una cosa. Ossia, un tatuaggio. Ok? Quindi io gli ho già parlato, gli ho detto: senti, ma quanto costerebbe? E io vorrei farmi questo tatuaggio, che ovviamente non vi dico ancora che tatuaggio è, perché non è... perché sarebbe comunque una sorpresa. Poi se lo faccio. E lui mi ha spiegato tutte le cose. Adesso io sono indecisa se farmelo o meno. E quindi sono indecisa se andare adesso allo studio del mio fantastico amico tatuatore e dirgli prendiamo un appuntamento oppure far passare i giorni. Ragazzi, ho prenotato per il tatuaggio, quindi io domani mi faccio un tatuaggio. Ciao, benvenuti sulla mia scrivania e... Per prima cosa pubblichiamo un post su Instagram riguardo un mio fantastico fumettino che sto facendo. Se non mi seguite su Instagram, andate subito a seguirmi su Instagram, perché Instagram è una bella applicazione. Quindi... Questo è il fumetto che sto pubblicando su Instagram, capitolo 3. Eccolo qua. Qua c'è il capitolo 4, che è un segreto ancora.
Scriviamo le cose che ho fatto sulla lista delle cose da fare. Allora. Adesso prepariamo il prossimo progetto che andremo a scrivere. Che è una storia che parla di una principessa, è una storia fantasy, ma fino a un certo punto, perché a me le storie fantasy non piacciono. Quindi ho cercato di fare una storia fantasy, ma non mi è uscita una storia fantasy, quindi andremo a puntare sull'iPad. Dopodiché, quando sarà tutto appuntato, lo scriveremo bene sul computer. E poi devo studiare gli argomenti devo studiare degli argomenti di scrittura, di narratologia, perché praticamente inizierò a insegnare ai bambini scrittura creativa. Quindi è fondamentale che io sappia delle cose che in questo momento non so. Come dire, mi chiedi che cos'è il protagonista? Cioè, te lo so spiegare, ma non te lo so spiegare, cioè, capito? Oh.